È una trilogia, quella del nat uomo, natura e cultura, una trilogia che descrive aspetti importanti della natura, dell'uomo, che si rapportano fra di loro, per così dire, attraverso la cultura. E quindi la cultura la vedo come una cerniera fra l'uomo e la natura. E in questo senso la ritengo specifica dell'essere umano, della specie umana, e non la ritrovo nella natura non umana. D'altro canto, modernamente noi vediamo che ci sono degli atteggiamenti e delle posizioni che sono chiaramente ideologiche, che tendono a fare quasi meno della natura. Fare a meno della natura, sostituendo la natura, per così dire, con la tecnica. La teoria, diciamo, scientifica come è nato l'universo, si può sovrapporre benissimo anche, diciamo, quando dice Genesi, perché sono cose molto diverse, nel senso che la teoria scientifica prova a rispondere, diciamo, alle domande come è successo, quando, specialmente come. E invece, diciamo, Genesi è su un altro piano. E sul piano, diciamo, parla solo di Dio, non parla di gravità, non parla di tempi, ma vuole appunto insistere sul fatto che l'uomo è stato fatto a somiglianza di Dio.